Si è riunito il primo consiglio comunale dell'era Nobiletti II. Nobiletti ha riconfermato la giunta uscente, a questi vanno aggiunti tre neoconsiglieri eletti, Desimio, Paglialonga e Del Zompo. È stato nominato oggi il nuovo presidente del consiglio comunale, Michele Lapomarda. Si ricomincia da dove in pratica era finita la prima fase di questa sua amministrazione. Diciamo che non si è mai interrotta, perché anche il giorno dopo le elezioni praticamente come se non fosse cambiato nulla, perché già da martedì eravamo già operativi, già eravamo al lavoro. Si riparte con una squadra collaudata, una squadra che ha fatto 5 anni di esperienza. Quindi sa già come operare, c'ha già tante opere in cantiere che stavano seguendo prima e continueranno a seguire oggi. I nuovi avranno anche loro il loro spazio, hanno avuto il loro spazio. C'è la bella conferma di Michele Lapomarda come presidente del Consiglio, dopo una carriera importante all'interno della città, adesso un ruolo di primo piano, la seconda carica del Comune, quindi quella del presidente del Consiglio. Poi si è riconfermato anche il capogruppo Matteo Petrone, quindi squadra che vince non si cambia, andiamo avanti, ci sono tanti traguardi da raggiungere, soprattutto dobbiamo adesso puntare più in alto. Abbiamo la consapevolezza di aver fatto bene, perché l'elettorato ha risposto alla grande quasi 6.000 voti. Questo è un risultato storico, un risultato mai raggiunto da nessun sindaco che mi ha preceduto, e adesso dobbiamo sento ancora di più la responsabilità di tutto questo consenso, e quindi bisogna iniziare a pensare ancora più in grande. Quindi Vieste ormai è diventata città modello di tutta la Puglia, c'è bisogno di alzare l'asticella. Quali saranno i primi provvedimenti che adotterà? I primi provvedimenti sono tutti in prosecuzione di quelli già presi nella precedente amministrazione. In questi giorni abbiamo sicuramente lo sgombro di un mercato che si chiama Piazzale Jenner, nel quale finalmente dopo 30 anni interveniamo andando a togliere tutta una serie di occupazioni abusive, e sono diciamo quasi le ultime che erano rimaste ancora in piedi, e restituiamo alla città un pezzo importante che poi verrà riqualificato con la creazione di un vero e proprio mercato ortofrutticolo moderno come le altre città. Quindi partiamo subito portando avanti il motto del 2016, rispetto delle regole.